Per la quinta giornata di prima categoria, il team Nuova Florida affronta in casa il Borgo Massimina. La prima occasione per i padroni di casa, Capanna prova da fuori area ma non inquadra la porta. Ancora Nuova Florida in avanti, San Marco in area prova il tiro, ma viene respinto. Il pallone finisce di nuovo sui piedi del 10, che di sinistro conclude di poco sopra la traversa. La risposta del Borgo Massimina è affidata a Marchetti, che di destro conclude a lato. Al 26esimo Piccini prova una magia in rovesciata, fuori di pochissimo. Ma due minuti più tardi sono gli ospiti incredibilmente a passare. Pau tira a botta sicura, miracolo di Castellani che non può nulla sul secondo tentativo del numero 11 che insacca 1-0. Il Nuova Florida vuole immediatamente il pareggio, ma è egoista Aquilani che prova il tiro anziché servire un compagno meglio posizionato in area. Allo scadere del primo tempo ci pensa Piccini, vince un contrasto a centrocampo, serve Fieni in profondità che a tu per tu col portiere Di Fino fa 1-1. La ripresa parte ancora con il Nuova Florida in avanti. Fieni prova di sinistro, ma il portiere respinge in tuffo. Al 50esimo Aquilani in profondità, prova il pallonetto, ma il portiere respinge. Il pallone arriva a Fieni che di testa appoggia in rete. 2-1. Al 56esimo gli ospiti reclamano un rigore. Leoni trattiene Scafetta in area, ma per l'arbitro è tutto regolare. 5 minuti più tardi Vescovi sbaglia il retropassaggio, intercetta Aquilani che prova il tiro, sulla respinta San Marco spara alto. Ancora Aquilani protagonista, supera in velocità Vescovi, ma davanti al portiere invece di tirare prova a saltarlo, sbagliando il gol che avrebbe chiuso il match. Allo scadere Fieni prova a portarsi a casa il pallone, ma da fuori area conclude centralmente. E finisce qui, quinta vittoria su 5 per il team Nuova Florida che viaggia a vele spiegate in testa alla classifica. Importante i tre punti, abbiamo giocato una partita sottotono, abbiamo trovato una squadra arcigna, gli abbiamo concesso molto poco, mezzo tiro in porta, però i ragazzi si sono impegnati e purtroppo può capitare una partita sottotono e per fortuna è capitata oggi. Buona prova, i ragazzi si sono impegnati, e la squadra che abbiamo incontrato comunque è un'ottima squadra, quindi nel complesso diciamo che un punto in più non ci faceva male.